ben ritrovati. Tra breve nel nostro TG vi parleremo di quella che è la notizia del giorno, l'arresto di Nino Lo Giudice. Il pentito si nascondeva nella sua Reggio. E poi oggi è stata una giornata di mobilitazione in Calabria, come nel resto dell'Italia, contro la legge di stabilità. A Cosenza scoppia il caso degli impianti di risalita all'Orica. Questo e tanto altro subito dopo i titoli. Dopo essersi allontanato dalla località segreta, il pentito Antonino Lo Giudice si nascondeva con moglie e figlio nella periferia della città di Reggio, dove è stato rintracciato ed arrestato dai poliziotti dello SCO, della questura della città dello Stretto. L'uomo dovrà spiegare molte cose ai magistrati. Assai partecipata alla manifestazione organizzata dai sindacati a Catanzaro per protestare contro la legge di stabilità che penalizza lavoratori e pensionati, le organizzazioni hanno anche puntato l'accento sui costi della politica e sugli enti inutili. La CGIL denuncia la grave situazione degli impianti di risalita di Lorica, fermi dal febbraio scorso per scadenza della vita tecnica, da allora solo promesse, ad oggi non è stato fatto nulla. Si tratterebbe probabilmente di resti umani risalenti al Medioevo. La scoperta è stata fatta a Belvedere mentre si lavorava per la posa dei tubi per la rete del gas. La Lega Pro anticipa il sabato, il Cosenza torna al San Vito dopo due trasferte ed ospita il Chieti. La Vigor del nuovo corso viaggia alla volta della Campania, dove è attesa da una gara difficile con la Versa Normanna. Ancora buonasera dalla redazione del TG10, la cronaca in primo piano con quella che è la notizia del giorno. Lo cercavano da giugno, ma il pentito Antonino Lo Giudice, che era fuggito ritrattando le sue dichiarazioni, era a Reggio Calabria. La polizia lo ha arrestato nella notte, i particolari nel servizio. Chissà dove si pensava che fosse, invece era semplicemente nella sua città, a Reggio Calabria. La polizia lo ha scovato in un appartamento di periferia, era in compagnia della moglie, non era armato e non ha opposto resistenza. L'ex boss e collaboratore di giustizia Antonino Lo Giudice era fuggito il 3 giugno scorso dagli arresti domiciliari che scontava in una località protetta. Era stato condannato a 6 anni e 4 mesi per la stagione delle bombe e per le intimidazioni ai magistrati di Reggio Calabria nel 2010. Nino Lo Giudice si era autoaccusato di 3 attentati, quello contro la Procura Generale di Reggio Calabria davanti al portone della quale fu fatto esplodere un ordigno, quello contro il portone dell'edificio in cui abita il Procuratore Generale, Salvatore Di Landro, e l'intimidazione contro l'allora Procuratore Pignatone, quando vicino agli uffici della DDA fu lasciato un bazooka, una vera strategia della tensione ideata ai danni dei magistrati della DDA Regina. Ma al momento del suo allontanamento, Lo Giudice aveva diffuso un memoriale nel quale ritrattava tutte le sue dichiarazioni, sostenendo che la sua collaborazione con la giustizia era dovuta a pressioni da parte di alcuni magistrati di Reggio Calabria. Adesso dovrà chiarire molte cose. Innanzitutto dovremmo cominciare a capire perché si è allontanato. Quando avrà spiegato perché si è allontanato, possiamo cominciare a rivalutare il suo comportamento. Se effettivamente i motivi per cui si è allontanato sono stati attinenti alla sua sicurezza, alla sua incolumità, come sembra, sulla base di elementi investigativi, è un conto. Se invece si è allontanato perché effettivamente intendeva ritrattare è tutt'altro conto. E i magistrati continuano a non dare credito ai ripensamenti del pentito. La credibilità di Nino Lo Giudice è stata affermata dalle sentenze e le sentenze rappresentano per noi la verità. Oltretutto gli accertamenti che sono stati fatti su alcuni aspetti dei memoriali sono dimostrativi della infondatezza di quanto è stato affermato. La pagina del lavoro con la manifestazione a Catanzaro molto partecipata per protestare
contro la legge di stabilità e gli enti inutili. La manifestazione di oggi a Catanzaro è l'ulteriore conferma del malessere che c'è non solo in Calabria ma in tutta Italia, perché manifestazioni analoghe si sono tenute nel resto del paese. Vediamo. Queste immagini arrivano da Catanzaro e testimoniano la grande partecipazione di cittadini alla manifestazione indetta da CGIL, CISL e UIL per protestare contro la legge di stabilità, ritenuta iniqua e penalizzante. Le organizzazioni sindacali hanno posto l'accento al difficile momento che vive il paese e la Calabria in maniera particolare. Una crisi che ha acuito le difficoltà già note del debole sistema economico-produttivo calabrese, con la conseguente fuoriuscita di centinaia di lavoratori dal mondo del lavoro. È una situazione insopportabile a cui va posto rimedio, tagliando sprechi, enti inutili e costi della politica, per lanciare un segnale forte ad una regione il cui impoverimento ha oltrepassato il livello di guardia. Noi pensiamo che i nodi strutturali del nostro paese con questa legge di stabilità non vengono minimamente affrontati, dalla lotta all'evasione e all'elusione fiscale, la lotta alla corruzione, la rivisitazione profonda del sistema politico istituzionale italiano, che va profondamente ristrutturato, riorganizzato per ridurre sprechi e costi. Abbiamo qualche migliaio di enti inutili che costano soltanto e non producono nulla. Tagliare i costi della politica: noi in questo paese abbiamo 1 milione di persone che è impegnato, cioè lavora per la politica, 1 milione, quindi il rapporto è 1 a 60, un italiano su 60, noi siamo 6 milioni, 60 milioni, e lavora per la politica. E attuare la politica dei costi standard, perché non è possibile che ci siano nel nostro paese circa 30.000 stazioni al pattante, quando in Francia ce ne sono 4, in Germania 3, cioè siamo di fronte a una situazione che effettivamente richiede taglio agli sprechi e dare soldi al lavoro dipendente e ai pensionati. Questa è una vicenda che stiamo seguendo da giorni. Siamo all'Annunziata di Cosenza, dove l'azienda ospedaliera ha deciso il trasferimento, lo spostamento di alcuni chirurghi al pronto soccorso per sostituire dei medici che invece non ci sono, sono ammalati, hanno usufruito di alcuni permessi. E per questo spostamento c'è fibrillazione. Ve ne abbiamo parlato nei giorni scorsi, oggi a scendere in campo sono i sindacati. Valentina Palmieri. Il titolo potrebbe essere la storia della coperta troppo corta che lascia tutti scontenti. Per capire cosa succede in corsia all'Annunziata di Cosenza basta guardare la pianta organica dell'ospedale. Una serie di segni meno accompagna l'elenco dei presenti in ogni dipartimento. L'ultimo scoperto in ordine di tempo per tornare alla teoria della coperta riguarda il pronto soccorso. 4 medici in malattia, 1 deceduto. A questi numeri bisogna aggiungere quelli del personale mai assunto, 8 camici bianchi. Bastano queste cifre per dare l'idea di come sia difficilissimo districarsi tra i circa 270 accessi giornalieri. La direzione generale ha deciso così di spostare 3 medici dal reparto di chirurgia al pronto soccorso. Sul fronte della matematica la copertura non è assicurata, ma almeno si tampona un po'. Così però si porta in sofferenza un altro reparto e non si risolve il problema, scrivono tutte le organizzazioni sindacali nella lettera indirizzata alla direzione generale. Perché spostare i medici da un reparto all'altro e non procedere con nuove assunzioni sempre a tempo, si intende? Già, perché la direzione ha pubblicato 3 avvisi pubblici. 3 unità, una per urologia, una per ortopedia, una per chirurgia vascolare. Nessuna previsione per il pronto soccorso sotto organico da anni. Prima annotazione dei sindacati. C'è poi un'altra questione. Pare che per urologia non sia mai partita la richiesta di nuovo organico dal reparto. Insomma, nel gioco della coperta troppo corta i numeri non tornano. Si colmano vuoti nei dipartimenti con nuovo personale anche quando non ce ne sarebbe bisogno e si lascia scoperta la chirurgia già in affanno. I sindacati chiedono di rivedere gli ultimi provvedimenti, altrimenti sarà sciopero.
Le decisioni, però, vanno prese in tempi brevi. La divisione di chirurgia conta, su pianta organica, 20 unità. Di queste 7 hanno esenzioni, in soldoni non possono operare né garantire le guardie causa malattia. L'ospedale di Castrovillari, inoltre, ha informato che per il fine settimana le operazioni saranno sospese causa lavori di ristrutturazione nel reparto di chirurgia. Quindi Cosenza dovrà sopperire. Come fare, si chiedono i medici, se anche 3 dei 13 chirurghi a disposizione saranno trasferiti. Questi punti sui quali sarà chiamata a discutere l'azienda nella riunione indetta per martedì prossimo con i rappresentanti di tutte le sigle sindacali. Restiamo a Cosenza, ma cambiamo decisamente argomento. Oggi la CGIL, in una conferenza stampa, ha denunciato lo stato degli impianti sciistici, gli impianti di risalita all'Orica. Da febbraio sono inattivi, insomma, e non si è fatto nulla, e quindi si teme per la stagione invernale. Emilia Canonaco. Ma quali 35 km di pista da Camigliatello a Lorica? Ma quale cavinovia capace di trasportare in soli 6 minuti da località Cavaliere a Monte Botte Donato fino a 1600 sciatori l'ora? Se si digita su motore di ricerca piste sciistiche a Lorica, la risposta è sempre la stessa. Gli impianti, nella stagione invernale 2013-2014, rimarranno chiusi. Lo sono già dallo scorso febbraio e forse lo saranno per anni. Gli impianti sono chiusi purtroppo perché la vita tecnica dell'impianto di Lorica è scaduta il 23 di febbraio e nulla si è fatto. Eppure una soluzione ci sarebbe stata: presentare un progetto di adeguamento dell'impianto di risalita. Tanto sarebbe bastato per ottenere una proroga e salvare l'imminente stagione sciistica. La proroga avrebbe sicuramente determinato la necessità di alcune risorse, perché anche per la proroga ci spiegano i tecnici che bisogna anche fare alcuni adeguamenti, ma sicuramente era una spesa che era sopportabile. Si parlava intorno ai 150-200 mila euro. Per avere la proroga. Come sembra lontano, era solo l'anno scorso, e irrealistico l'annuncio dato da regione e comuni interessati, che parlavano della disponibilità di una trentina di milioni di euro per ammodernare gli impianti di Lorica e Camigliatello. Il PISLI parlava di 13 milioni di euro, poi c'erano altri fondi del CIPE, fondi dell'ARSA, ma sta di fatto che tutte queste questi investimenti ancora oggi stentano a decollare. Le domete sciistiche silane nella stagione passata hanno fatto registrare 120.000 presenze. Ogni anno il dato è in aumento del 25%. Facile immaginare cosa accadrà il prossimo inverno. Abbandonata, non per colpa loro, Lorica, gli sciatori opteranno per Camigliatello, intasandola. E non è comunque detto che lì le cose andranno meglio. L'impianto, infatti, manca di un pezzo. Ci danno assicurazione che questo dovrebbe essere ormai imminente. Non vorremmo che ad apertura della stagione invernale anche la difficoltà di Camigliatello. L'ondata di maltempo che sta interessando la nostra regione, c'è una notizia appena battuta dalle agenzie di stampa, arriva da Rossano, dove il sindaco Giuseppe Antoniotti ha disposto la chiusura di due scuole che hanno subito danni per il maltempo. Il sindaco ha anche chiesto lo stato di calamità naturale per i danni provocati dalle piogge delle ultime ore. Da stamattina Antoniotti, in collaborazione con i responsabili del centro operativo misto della protezione civile, sta verificando i danni e le situazioni più critiche che necessitano di interventi. Diverse le abitazioni e i terreni allagati, dove sono in corso interventi per il ripristino. L'ordinanza di chiusura temporanea delle scuole, afferma il sindaco, si è resa necessaria in quanto in due aule della prima struttura si sono registrate infiltrazioni dal sovrastante terrazzo, tali da ipotizzare problemi agli impianti elettrici che avrebbero potuto determinare situazioni di pericolosità per gli utenti. Nel secondo plesso, invece, a seguito dei flussi di acqua piovana provenienti da vicine condotte di irrigazione, si sono allagati i locali del pian terreno. Non va meglio nella vicina Corigliano, la frazione Schiavonea di Corigliano allagata ieri
molte le persone che sono rimaste tra l'altro imprigionate nelle auto, nei sottopassi, e quindi ci sono stati, adesso si fa la conta dei danni. Stefania Belvedere. L'idrovora sistemata dai vigili del fuoco di Cosenza tra le sbarre di un cancello pompa via l'acqua dal piano terra di questa villetta. La mole è impressionante. L'acqua piovana confluisce sul lungomare di Schiavonea di Corigliano. Difficile intravedere il marciapiede. Le auto si fanno strada come possono per attraversare il corso. Non senza difficoltà. Qualche cittadino scava con le mani tra il fogliame e la spazzatura. Serve per liberare i tombini. Tutti gli anni è così la situazione, non cambia mai. E così ogni anno, ripetono gli abitanti. Certo, ha piovuto un bel po'. Il problema però è la disattenzione. Io ho quasi 50 anni, è sempre stato così. Da bambino mi ricordo così e così resta. Perché la mentalità è indietro di 100 anni. I nuvoloni neri non promettono niente di buono e allora ci si arrangia come si può in vista di una nuova perturbazione. Ho tolto l'acqua, è passata la mezz'oretta e si è messa un'altra volta piove. Minimo 3 o 4 volte la tolgo l'acqua di qua. Tutti gli anni. Altre immagini riprese dalla telecamera dei vigili del fuoco. È notte ormai, qui siamo a Rossano, altro comune colpito dalla perturbazione. Anche qui necessario l'intervento dei pompieri per portare in salvo una ventina di persone rimaste bloccate nei sottopassi invasi dall'acqua a bordo delle loro autovetture. Fondamentale il lavoro di una decina di squadre dei vigili del fuoco per far fronte ai notevoli problemi della zona. Prosciugate dalle acque piovane diverse abitazioni, esercizi commerciali e locali privati. Necessaria in alcuni casi la rimozione dei detriti dalla sede stradale per ripristinare la percorribilità di alcune vie cittadine. Oltre 60 gli interventi effettuati. E da Corigliano alla SS107 che collega la Sila Paola, ebbene oggi pomeriggio c'era una pioggia battente, si è verificato un incidente come state vedendo dalle immagini, coinvolte 3 auto e un furgone, sul posto le ambulanze, i soccorsi, il bilancio è di un ferito, il traffico rallentato per ore, probabilmente l'asfalto reso viscido dalla pioggia, la causa dell'impatto. Ancora per le conseguenze di questa ondata di maltempo a Vibbo, si cerca di fronteggiare un'altra emergenza che è quella delle frane. Vediamo. Era in lontano 2002 quando una frana dovuta alle forti piogge danneggiò il costone sottostante una via strategica per il traffico cittadino, essendo di collegamento tra la parte bassa della città ed il centro storico. I primi interventi risultarono vani, soprattutto alla luce dell'ormai noto nubifragio del 3 luglio 2006 con l'apertura di una voragine lunga 10 metri che costrinse a chiudere parzialmente la strada. Iniziò quindi il lungo calvario degli automobilisti vibonesi che solo oggi si conclude con la riapertura di via Boccioni, evento salutato con soddisfazione dall'amministrazione comunale che solo un anno e mezzo fa è riuscita ad ottenere dalla regione i fondi necessari e i lavori di messa in sicurezza. Siamo veramente felicissimi di aver aperto questa strada dopo un anno e mezzo di sacrifici e abbiamo avuto molte difficoltà per farla aprire perché ci sono stati dei lavori e dei problematiche all'interno di questa strada che ci ha reso difficile sviluppare velocemente questa strada, ma oggi siamo arrivati e siamo contenti. È la prima opera importante che abbiamo dato in appalto con la stazione unica appaltante della provincia e ricordo che già all'epoca c'erano delle difficoltà proprio per la caratteristica dell'opera, perché la caratteristica principale dell'opera è quella di messa in sicurezza di questo costone, quindi diciamo già questo, come dire, la dice lunga sull'importanza di quest'opera. Tra l'altro è un'opera molto complicata, durante l'esecuzione dei lavori è stato necessario proprio ricorrere a ditte specializzate che normalmente lavorano sui ponti dell'autostrada per la difficoltà di realizzare questi pilastri molto particolari, forse non sono dei semplici pilastrini. Sono state fatte la pianificazione per metterla in sicurezza, quindi la strada è tranquilla che non ci sono più cedimenti, poi è stata ripristinata la strada come si doveva essere ripristinata.
Alcune frazioni di Orso Marzo, comune in provincia di Cosenza, sono isolate da mesi. Una frana ha reso impraticabile l'arteria principale di collegamento con il centro del paese. Nonostante le proteste effettuate in passato, non hanno ottenuto l'attenzione delle istituzioni. Gianluca Pasqua. Qualche tempo fa gli abitanti della frazione Castiglione di Orso Marzo hanno protestato con un sit-in. La frana, che interessa un'arteria fondamentale per la viabilità dell'area, l'incuria e l'abbandono, rendono la vita difficile alle famiglie della zona. Ma evidentemente nessuno ha raccolto la loro richiesta d'aiuto. L'asfalto sconnesso rischia di restare così per un altro lungo inverno. Le sterpaglie conquistano terreno di giorno in giorno, nascondendo il manto stradale. La voragine aperta per intervenire sulle condotte dell'acqua potabile è ancora lì e i lavori non sembrano essere in corso, come segnala il cartello stradale, ma fermi da tempo. Questa buca è stata scavata circa 6 mesi fa per fare un bypass e quindi evitare la frana stessa per quanto riguarda l'acquedotto. Il fatto sta che questo bypass, a distanza di 6 mesi e più, non è ancora stato fatto. Gli anziani sono esasperati, si sentono prigionieri. Io ho 78 anni e abito in contrada a Castiglione da una vita. Adesso devo andare dal dottore e chiedere al mio figlio, accompagnimi, accompagni. È un disastro completamente, Come dobbiamo fare? Chi deve spostarsi alla zona per raggiungere il centro del paese o altre località è costretto a effettuare un percorso notevolmente più lungo e tortuoso. I bambini si devono recare nel centro abitato a Orso Marzo per andare a scuola. Da qua più o meno ci sono circa 6 chilometri e purtroppo per questa interruzione i bambini sono costretti a fare più del doppio, ritornare indietro in contrada Mercurio perché ci sono altre abitazioni, altri bambini che comunque sono stati iscritti nella scuola di Orso Marzo e devono frequentare. Quindi questi ragazzi sono costretti a partire prima la mattina. Mia figlia prende il pulmino alle 7:15 per arrivare a scuola alle 8:10, percorrenza da qua in paese 6 chilometri. Stufe di aspettare, le famiglie di Castiglione lanciano un messaggio: è arrivato il momento di intervenire. Rinvenuti nel centro storico di Belvedere Marittimo, centro dell'Alto Tirreno Cosentino, resti umani risalenti probabilmente al periodo medievale. I reperti sono stati scoperti durante i lavori di scavo per la realizzazione della rete del gas metano. Vediamo. Un femore, alcune ossa della mano e 2 crani sono i resti risalenti molto probabilmente al periodo medievale venuti alla luce nel centro storico di Belvedere Marittimo durante gli scavi per la realizzazione della rete del gas metano. Si tratta di un'importante scoperta che ha suscitato incredulità, stupore e tanta emozione tra gli operai impegnati nei lavori e tra gli abitanti del centro del Tirreno Cosentino. La posizione supina degli scheletri, secondo l'archeologo che ha certificato il ritrovamento, fa ritenere che in passato nella zona ci fosse un luogo di culto dove i corpi venivano sepolti. Non è raro infatti ritrovare ossa umane all'interno o all'esterno di edifici sacri. E alcuni abitanti del centro storico di Belvedere raccontano che proprio lì dove sono stati trovati quei resti sorgeva una chiesa poi crollata. Nel 1091 la chiesa dedicata ai santi Giacomo e Nicola venne ricostruita in un sito poco distante, quindi i resti rinvenuti potrebbero risalire ad una data antecedente all'anno 1000. Adesso i reperti saranno analizzati dagli esperti della soprintendenza regionale per stabilire l'epoca esatta a cui risalgono, ma sul posto è ancora in corso il sopralluogo degli archeologi che stanno verificando l'ampiezza della cripta che potrebbe custodire altri antichi resti umani. Intanto il sindaco Enrico Granata sottolinea come Belvedere si riconfermi paese d'arte e di antica cultura. Sotto l'altare c'era questa cripta dove c'erano depositate le ossa. Poi successivamente col tempo chiaramente è stata demolita, ma parliamo di anni molto antichi, non recenti, e quindi stiamo vedendo un po' con l'archeologo qui di scavare, di trovare almeno quali erano le fondamenta di questa vecchia chiesa, come andava, per vedere che cosa esce fuori. Siamo all'inizio, quindi è ancora presto per dire che cosa riusciamo a trovare qua sotto. La Fondazione Carica l'ha promosso l'istituzione di un museo della liuteria a Bisignano, ma il progetto complessivo è molto più ampio. Vediamo.
Bisignano risuona la storia di un borgo che vive. È il progetto sostenuto da Fondazione Carical, Regione Calabria, Provincia di Cosenza, Camera di Commercio e Banca di Credito Cooperativo Mediocrati, che punta a conservare e valorizzare l'enorme patrimonio storico della liuteria di Bisignano, rappresentato soprattutto dalla produzione della famiglia De Bonis. Si costruirà su iniziativa del Comune di Bisignano il Museo della Liuteria Calabrese, partendo dalla dotazione messa a disposizione dai De Bonis, che nella liuteria ormai hanno un nome a livello nazionale ed internazionale, conquistato questo nome proprio sul campo e quindi con la loro bravura. Non basta però fare un museo, che è la casa di ciò che è stato, la dimora del passato, che pure è importante. Al passato bisogna dare un futuro, legando quindi alla casa che ne conserva la memoria, legando iniziative che abbiano poi delle ricadute sul piano economico e sul piano occupazionale. Perciò abbiamo proposto, e solo a questa condizione, abbiamo accettato di contribuire a finanziare la iniziativa, abbiamo proposto di creare una scuola di liuteria, con un rapporto anche sinergico con Cremona, che è praticamente proprio la patria della liuteria in Italia. Gli obiettivi del progetto sono quattro: l'apertura del Museo della Liuteria, la riqualificazione del borgo storico di Bisignano, la realizzazione del Festival della chitarra battente e degli strumenti musicali a corda e la riapertura della scuola di formazione per maestri liutai, alla quale affiancare un corso per gli istituti di pena minorili. Anche la famiglia De Bonis è molto soddisfatta per il traguardo raggiunto. I signori Nicola e Vincenzo, che sono stati i grandi liutei del Novecento, anche se la mia è una famiglia che parte dal Settecento, la tradizione di liuteria, meritano sul serio un museo e rappresenti una svolta per il mio paese, importante, perché sarà un richiamo, secondo me, a livello internazionale. Perché Nicola e Vincenzo sono gli artefici di una liuteria contemporanea d'autore molto, molto, ma molto pregiata e prestigiosa. Il calcio, settimana corta per le squadre di calcio di Lega Pro che scenderanno in campo domani per favorire il raduno della nazionale Under 20, Lega Pro, che martedì incontrerà la Norvegia allo stadio Paolo Mazza di Ferrara per la prima gara della quinta edizione dell'International Challenge Trophy. Il Cosenza, dopo il successo di Poggi Bonzi, spera di centrare il bis al San Vito domani alle 14.30 con il Chieti, mentre la Vigor Lamezia va a caccia di conferme in trasferta ad Aversa, dove giocherà alle 15. Anna Franchino. Dal fango di Poggi Bonzi all'erbetta appesantita dalla pioggia del San Vito, il Cosenza riapre lo stadio cittadino dopo due turni in trasferta che non hanno impedito ai lupi di restare al comando della classifica. Mister Cappellacci ritrova Nicolas Guidi al centro della difesa e sceglie di non cambiare il resto della formazione che affronterà il Chieti. Meduri e De Angelis hanno recuperato, ma solo il primo partirà dall'inizio. Meduri sta bene, ha saltato un paio di allenamenti perché era un po' affaticato e De Angelis, insomma, bisognava vedere poi qual era il problema dopo che sabato lui aveva avuto i sintomi per poter non giocare. Adesso i sintomi sono quelli per poter essere della partita, anche se per arrivare alle domande successive probabilmente De Angelis partirà dalla panchina. Insieme a lui anche Napolano e Crieco, che diciamo possono darci una grande mano anche a partite in corso. La squadra rosso-blu è cresciuta settimana dopo settimana, colmando le lacune ed eliminando le sbavature. Da qualche tempo sembra aver recuperato il gap causato dalla partenza ritardata e, a voler essere incontentabili, c'è solo da migliorare la qualità del gioco tra le mura amiche. La difficoltà di queste partite la vedremo in base anche alla risposta che daremo noi come squadra, quindi se noi, come stiamo facendo, riusciremo a fare bene, probabilmente sarà una partita molto difficile, ma una partita che si può vincere. Se invece faremo una partita a singhiozzo, spesso noi in casa abbiamo avuto difficoltà, quindi c'è sempre questo pensiero,
è chiaro che diventa una partita molto difficile, dove tu la puoi vincere ma la puoi anche perdere, quindi dipende un po' da noi e un po' da come la interpreterà pure il Chieti, ma è chiaro che il Chieti verrà qui molto motivato perché viene da un po' di risultati negativi e sa che vincendo questa partita si può rilanciare. Le condizioni climatiche e la consistenza dell'avversario sono le variabili che possono fare la differenza in una gara aperta come quella di domani, ma il mister ha qualche dubbio sull'eventualità che gli abruzzesi interpreteranno da subito la partita in modo spregiudicato. La vittoria di una partita, o comunque la bontà che viene fuori dopo una partita, la devi sempre valutare con quello che fai anche in fase di non possesso, perché se tu rischi poco hai più possibilità di avere lo spirito giusto per andare a fare gol. Se tu magari metti la partita in una situazione che non si sa mai chi può segnare, puoi anche spaventarti, e soprattutto quando giochi in casa a Cosenza con un pubblico amico ma importante, fare una partita alla garibaldina per me ha poco senso. Le partite devi cercare di vincerle senza rischiare di perderle, cercando di avere il più possibile la palla tu invece che gli altri. La Vigor di Novelli, tornata alla vittoria 7 giorni fa, giocherà al Bisceglia contro l'Aversa, reduce dal successo in casa dell'Arzanese. Poche le novità dall'infermeria per il mister, che però potrà contare sull'apporto del baby Voltasio, autore di un gol pregevole contro l'Aprilia e candidato ad essere una delle rivelazioni stagionali dei biancoverdi. E adesso, come di consueto in chiusura, le previsioni del tempo. Benvenuti amici di Tenna a questo nuovo appuntamento curato da cosenzameteo.it. Oggi molta carne al fuoco, quindi andremo un po' più spediti del solito sulle immagini satellitari riferite alla giornata di ieri, dove notiamo il vecchio nucleo perturbato ormai in transito sull'Egeo ed il nuovo in entrato dalla Francia. Nuovo nucleo che, come possiamo osservare dalla carta del tempo, richiamerà in quota correnti umide atlantiche, che a loro volta, scontrandosi con i caldi venti di scirocco, daranno il via alla nuova fase di maltempo, in cui le zone ioniche saranno ancora protagoniste e che avrà il suo picco nella giornata di sabato, in corrispondenza con la formazione di un minimo secondario e risalita dalla Sicilia orientale. Ma vediamo nel dettaglio l'evoluzione prevista per le prossime ore. Nelle prime ore di domani, come mostra il nostro modello di previsione, la risalita del minimo, citato in precedenza nell'analisi delle carte del tempo, sposterà il nucleo di maggiore stabilità dapprima sul settore centrale della regione e successivamente anche su quello settentrionale. Al mattino, infatti, con la rotazione delle correnti da levante, nel basso Regino assisteremo ad un graduale miglioramento, mentre piogge forti si scaglieranno su Catanzarese, Crotonese, Alto Ionio e relative zone interne. Per questa volta la barriera naturale della Sila non garantirà la protezione data nelle scorse giornate alla Valle del Crati. Non sono quindi da escludere piogge, a tratti anche moderate, nei momenti di picco precipitativo. In ultimo le proiezioni di mari e venti. Domani correnti che assumeranno una direzione molto più orientale, con intensità ancora tra il forte e il moderato, motondosi in accentuazione su entrambi i mari. Prima di salutarci ricordiamo il nostro indirizzo web www.cosenzameteo.it, invitandovi a segnalare le condizioni meteo dei prossimi giorni, in particolare per la serata di venerdì e tutta la giornata di sabato, sul nostro splendido forum, nella discussione relativa al nuovo casting di novembre. Per il momento è tutto, arrivederci a domani. Ci fermiamo qui, grazie per averci seguito, un buon proseguimento.